Benvenuti a tutti su questo video del canale del Nomade Divino. Questa che state per vedere è la seconda parte della chiacchierata che abbiamo avuto con Carla Benini ed Edoardo Ventimiglia della cantina Sassotondo. In questo caso andremo alla scoperta di tre tra le loro migliori etichette. Conosceremo quindi il loro bianco di Pitigliano e due versioni di ciliegiolo. Ciliegiolo vitigno locale verso cui Carla e Edoardo hanno deciso di indirizzare la maggior parte delle loro energie lavorative. Troverete tutte le informazioni e i riferimenti delle etichette degustate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in modo che sarete avvisati la prossima volta che pubblicheremo un video. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona visione e darvi appuntamento al prossimo video. Cambiando colore del vino, mi viene da pensare al bianco di Pitigliano, che ha una storia assolutamente, so di toccare un nervo un po' scoperto col bianco di Pitigliano, che tra l'altro noi tra un po' lo assaggeremo. Com'è andata la vicenda del bianco di Pitigliano? Come è Male stato? per il bianco di Pitigliano. Ma per noi Per noi bene, ma male in per il bianco. generale. Beh, ovviamente anche per voi, cioè come voi avete vissuto questa situazione, come la vedete in generale? A noi va bene, no, no, a No, parte non le è vero, battute, no, no, non va non va bene. bene, Non va bene. però l'abbiamo vissuta così. Primo, è una tigna, prima di tutto mia, nel senso che quando abbiamo cominciato, sto bianco di Pitigliano, ma neanche Attilio lo voleva né fare né bere, detto tra di noi. Andavamo al Vinitaly ed era difficile versare 2 dita di bianco di Pitigliano nel bicchiere di chiunque. Scusa Dici? Edoardo, piccola parentesi, ma perché si era arrivati a quella situazione? Per colpa degli uomini, semplicemente, perché pur avendo un tesoro sotto i piedi, lo hanno sperperato, cioè hanno fatto un vino di così, senza artene parte, senza, C'era un produttore unico, c'era via, un andai. produttore unico, un'azienda sola, che però, mentre in altre parti queste aziende, le cantine cooperative, penso a Scanzano, sono state anche una risorsa importante per il loro territorio, Certo. e qui sono state una zavorra. Ah. Una zavorra perché non hanno sviluppare una rete commerciale adeguata, a non valorizzare i prodotti, a pagare una miseria di associare i soci, questo impoverisce. Cioè, Certo. se uno gli dai 4 baiocchi a quintale di uva, per campare alla fine deve spendere meno, lavorare meno, curare meno il vigneto e Produrre di questo, più. e produrre di più. Questo porta a un decadimento della qualità. Pur avendo una situazione, la rabbia è che poi la gente dice: ma beh, ma sai, colpa qui non si fa il vino buono. Non è vero, perché le vigne da cui viene questo bianco di Pitigliano qui non sono forse nemmeno le migliori in assoluto che si possono trovare a Paris, ce ne sono altre 20, 30 milioni di cui non lo sappiamo. Lo sapremo forse fra 10-20 anni, se qualcuno ci si metterà a lavorare con serietà. Perché, e considera che questa è una delle DOC più attive d'Italia. E non è Certo. solo il fatto burocratico che hanno portato il disciplinare al Ministero ad aprile, a 3 giorni prima di quell'altri, e sono arrivati quarti. C'è una storia importante dietro. Se uno fa una fotografia di cosa era la Toscana, prima della Seconda Guerra Mondiale, Pitigliano, insieme al Chianti, insieme a Carmignano, insieme a pochissimi altri pezzetti, penso a Monte Carlo vicino Lucca, erano i luoghi in cui si faceva il vino. Ma non si faceva, si coltivava l'uva per fare il vino e per vendere il vino, cioè quello che si faceva in Francia o nelle zone viticole mondiali. Qui si faceva. A Pitigliano credo che ci fossero 7-8 cantine, anche 10 private, che facevano vino. Se uno va nel paese, vede, c'erano le vecchie cantine scavate nel tufo, c'era un commercio, cioè questa gente campava facendo il vino e vendendo il giro. Vendevano il vino nella montagna qui della Miata, oppure giù verso il mare. Verso il mare, dove ora ci sono i vigneti, c'era la palude,
non c'erano le vigne. Certo. Le vigne, un po' di vigne stavano all'Argentario, dove l'avevano portato gli spagnoli, c'era l'Anzonica, c'erano quelle cose lì. Per il resto non si faceva vino, un po' a Scanzano nelle zone alte, però, ecco, per esempio, c'è un documento che è pubblicato nella storia della DOC di Scanzano di qualche anno fa, fatto dalla Cantina, un documento storico in cui si parla di quei vini lì e si dice che la qualità era scarsa e che i vini migliori erano quelli di Pitigliano e di Sorano. Certo. È scritto nero su bianco per il periodo del Granduca di Toscana. Per cui era un patrimonio importantissimo, anche di cultura materiale delle persone che si è perso. Allora, noi siamo venuti qui nel 90 e se fossimo andati in Piemonte o da qualche altra parte, nonostante anche lì ci sia stato un fenomeno di abbandono, lì qualche contadino che sapeva fare il vino e sapeva curare la vigna, aveva nella storia, lo trovavamo. Cioè non dovevamo essere noi a portare storia, cioè Carla agronoma a portare... No, io non ho portato niente, eh. Io all'inizio ho imparato... Ho imparato dall'agronomo nostro, non da qui. In altri posti avremmo imparato da sì, qui ogni, all'inizio era terrificante, passavi in paese, sapevano che facevi il vino, avevi la cantina, dicevano Carla vieni che ti faccio assaggiare il mio vino. Perché poi qui questa vecchia tradizione poi si è persa totalmente, qui facevano il bianco con le bucce, cioè erano bianchi, cioè li facevano fermentare con le bucce, però ormai si erano dimenticati come fare. Perché facevano anche l'idraulico, il muratore, questo. Certo. Quindi le bucce le lasciavi a seconda di quello che c'era. Certo, capito, diventato questo. Ah, ecco, tuttora. Poi che faccio? Gli dico, ma che no, aceto, fa niente, gli tolgo via i primi 20 centimetri e sotto non c'è l'aceto. Entravi dentro queste cantine dove c'erano moscerini da tutte le parti, puzzo d'aceto. Perché? Ma per totale assoluta nel vino non è difficile da fare, eh. Il vino ci vuole, la cosa più importante ci vuole attenzione, vuole essere curato. I vini cosiddetti abbandonati che fa qualche vignaiolo, adesso qua, non voglio fare polemica, abbiamo chiamato adesso una nuova termine, vini abbandonati. I vini abbandonati non esistono, non possono esistere, perché il vino abbandonato diventa aceto, perché il suo naturale percorso porta all'aceto. L'uomo serve perché fa in modo che quell'uva si trasforma in vino e non in aceto, se l'abbandono diventa aceto. Ecco, nelle cantine pitigliane erano quasi tutti i vini abbandonati. Quando siamo arrivati noi. Perché la sta gente... Perché facevano altre cose. Ora qualcuno dopo, di 2 o 3 anni fa, qualche ragazzo, qualcuno ha ricominciato e leggendo, vedendo, eccetera, ha cominciato a fare del vino in casa, che è buono. Io ho assaggiato dei vini buoni. Allora vuol dire che se si recupera c'è tanto materiale. Per cui per noi siamo stati soli, da un certo punto di vista può essere dei beati monopoli di Terra Ceporum, da un altro è l'idea di avere dietro un territorio che non esiste, che adesso è importantissimo dal punto di vista mediatico e turistico, questo bisogna dirlo, Pitigliano. Lo skyline di Pitigliano è diventato un simbolo importante a livello mondiale, potrebbe essere un traino fantastico per una denominazione, però dietro ci siamo noi è quasi zero, questo non va bene. Però scusate, se voi lo fate è perché ci credete nel bianco di Pitigliano? Sì, però considera che sono 4.000-5.000 bottiglie su 50-60.000, ecco. Io ci credo, ci ho creduto sempre, anche Carla, un po' come me, forse un pochino di meno, perché però... No, adesso abbiamo scoperto quanto mi invecchia bene, ha una potenzialità questo vino pazzesca. Il problema è che finché non cambiano un po' le cose qui in questo territorio, si fa fatica a chiamarlo bianco di Pitigliano, capito? Perché sembra che fai le cose contro. Cioè, se lo fai buono, sembra che sei cattivo. Non so come spiegarti. Sì. Allora lo chiamo Isolina. E no, ne abbiamo paese. Chiamato Isolina. Ce l'hanno bocciato più di una volta, Bocciato, rimandato più di una volta. Commissione è sempre una battaglia, perché quando lo porti all'inizio, i vini con personalità in commissione d'assaggio sono un casino. Quando lo porti rivedibile, poi lo riporti, perdi tempo, eccetera.
E questo però di soddisfazione ha date tante. Una, la, secondo me, quella per me più importante è stata un po' di anni fa. Ho importato un bianco di Pitigliano che aveva 7-8 anni, l'ho messo in una degustazione all'anteprima dei vini toscani insieme a grandi vini con tutta la stampa internazionale e ha fatto bingo, cioè è stato in quella degustazione il vino che ha fatto più scalpore, ancora di più quando hanno scoperto che quello che era, perché era la cieca, poi è venuto fuori che era questo, che era un bianco di Pitigliano, al che hanno detto no, ma vi siete sbagliati, e dai lì a spiegare no, non ci siamo sbagliati, è bianco di Pitigliano. Allora, il nome Isolina è il nome del vigneto, è un cru, un vigno Isolina, ed è stata la scelta di qualche anno fa che poi di dare nomi ai vini. Posso fare una piccola parentesi? Anche lui. Sai perché si chiama Isolina? Vai. Forse lo sai, ma adesso lo dico di nuovo. Allora, questa azienda era di... l'abbiamo comprata da una signora, che era una signorina, che ci avevano indicato come candida ricchietta. In realtà sembrava proprio, sai, quelli con i guantini a mezzo dito una che Valchiria. Guidano le spider, che si chiamava Valchiria. Valchiria Menichetti, figlia di Otello e Isolina. Isolina era la mamma di questa signora che ci ha venduto l'azienda e per me il nome era bellissimo e allora abbiamo detto no, vabbè, è un bel nome. Chiamiamola Vigna Isolina. Di signora e sarà Isolina. Chiusa la parentesi. Perfetto, quindi allora direi possiamo dare inizio alla degustazione partendo proprio dal bianco di Pitigliano. Qual è la vostra idea di bianco di Pitigliano e come lo realizzate? Partendo dal vigneto proprio, dalle varietà che utilizzate. Allora, guarda, questo vino viene dalla vigna Isolina, che è una vigna che sta di fianco all'azienda. Di fronte casa. Tutto tufo, proprio che tu diresti qua non ci può nascere niente. È una vigna che abbiamo piantato nel 95, quindi comincia ad avere una certa età. È fatto di Trebbiano, Greco e Sauvignon. Sono i tre vitigni che stanno dentro questo blend. Il Trebbiano è un 60-70% a seconda del vino. Sono vigneti vecchi, terreni poveri, quindi stiamo parlando di un ettaro e mezzo che alla fine ci dà quante? 4.000 bottiglie, insomma. Ecco, quindi sono produzioni veramente limitate. E le uve maturano sempre molto bene. Il Trebbiano, quando lo raccogliamo, la maggior parte delle annate è proprio quasi rosa, come fanno i Trebbiani qui quando sono belli colorati. Il Sauvignon, lì dipende dalle annate, prende sapori pazzeschi. Io amo il Sauvignon, non mi vergogno di dirlo, però mi piace. Quindi non posso farci niente e quindi cioè, buonissimo. Non è un Sauvignon pipì di gatto, ovviamente, è un Sauvignon maturo, sapido, con note di frutti tropicali, ma non esagerate, insomma, non è una roba così pacchiana, è proprio... E poi c'è il Greco, che è la schiena acida dei tre, insomma, che matura con calma e mantiene delle acidità altissime fino proprio alla fase della sua finale di raccolta. Questa è una cosa importante. Ecco, cosa lo differenzia comunque dagli altri grandi bianchi di Pitigliano? La presenza soprattutto del Greco. Il Greco era, esisteva c'è stato uno studio negli anni 70 promosso proprio dalla Cattina Cooperativa sugli antichi vitigni di questo territorio. Tra questi c'era un Greco di Pitigliano, che loro chiamavano Grego con la G, che non è il grechetto umbro, che è più umbro laziale, ma è proprio un Greco, la stessa famiglia del Greco che si fa a tufo. E noi l'abbiamo ripreso prendendo da quello campano, perché qui non c'è più nulla, e l'abbiamo piantato. Quindi siamo gli unici a usare il Greco nel luaggio del bianco di Pitigliano. Per quanto riguarda la vinificazione, questo fa il Greco, sì, il Sauvignon e il Trebbiano fanno una notte sulle bucce, sì. E poi vengono pressati e fatti fermentare a temperatura relativamente bassa, sui 16-17 gradi, per quello che ci vuole. Per quello che ci vuole. Stanno lì anche qualche mese. Fanno una fermentazione molto lenta. Ogni tanto vengono rimossi i lieviti, mentre il Greco
fa una piccola fermentazione con le bucce di qualche giorno, poi viene svinato e messo in in acciaio anche lui, dove resta finché poi tutto quanto non viene assemblato e va in bottiglia. Normalmente va in bottiglia il mese di aprile, o quest'anno andrà un po' più tardi, verso giugno, ma insomma questa è la cosa. E poi resta in bottiglia. Un colore quasi aranciato, quasi da orange wine. Li abbiamo fatti gli orange, l'hai visto? Il nostro numero 6, il nostro numero 10. Sì, l'abbiamo. Sì. E l'abbiamo fatti anche in tempi, tra virgolette, non sospetti. Nel 2001 c'è il primo nostro orange. Che, tra l'altro, hai detto che come macerazione sulle bucce non ci fa tanto. No, no, leggerissima. È un leggero contatto. Ma il greco, però. Leggero 3-4 giorni. Ma il greco, considera che il greco è il 10% qui dentro. Certo. Non è chissà che. Al naso... Oh. Io ci sento, poi ditemi se sbaglio, se io ci sento anche profumi balsamici. Sì, però sono derivanti da uva e di fiori. Poi, se doveste descrivere i profumi di questo bianco, come lo descrivereste? Ma io ci aggiungerei, al di là dei fiori bianchi che si sentono, ci sono anche, secondo me, dei profumi un po' delle erbe un po' selvatiche qua della macchia, un po' tipo un po' di mentuccio, un po' di rosmarino, un po' di queste cose, un po' di questa cosa qua. E una nota comunque agrumata un pochino di fondo, che c'è sempre dentro in questi... Come avevamo detto prima, ecco, la cosa interessante di questo vino è che con l'invecchiamento prende dei profumi di idrocarburo, un po' come i Riesling, oppure, non so, vini un po' più del nord, Timorasso, ad esempio. Sì. E infatti noi da qualche anno mettiamo da parte qualche centinaio di bottiglie per venderle dopo 5 anni, proprio per dare il senso di cosa può essere un bianco di Pitigliano nel tempo. Con una propensione all'evoluzione non indifferente, quindi. Sì, sì. Questo che abbiamo che stiamo bevendo noi è del 2019. 19. 19, perfetto. È quello in commercio ora. Io mi sono portato avanti, l'ho anche assaggiato e devo dire che l'eleganza, assolutamente, che dicevi tu prima, Edoardo, è la prima cosa che secondo me si nota. È la sapidità anche, sicuramente. E poi anche una persistenza molto lunga. Una cosa che a me personalmente piace dei nostri vini, grazie al cielo mi piacciono i nostri vini, se no sarei disperata, è che ti lasciano la bocca soddisfatta, non so come spiegarti. Cioè, sì. Ti chiede un altro sorso. Richiede un altro sorso, ma non perché scappa via, perché ti riempie la bocca con piacere, insomma, già non quel minimo di peso che secondo me il vino deve avere. Come abbinamento ideale con questo bianco di Pitigliano, cosa consigliereste? Allora, guarda, a me le mie amiche mi chiamano anticristo della cucina, quindi Edoardo, cosa l'abbiniamo? Ideale, aspetta, cioè, vabbè, è chiaro che è un vino di pesci, sicuramente, però con anche dei condimenti un po' importanti, perché insomma è bello strutturato, anche con i formaggi di capra ci sta da Dio, con un caprino ci sta da Dio, tra l'altro qui ormai stanno venendo fuori dei caseifici molto interessanti che fanno dei caprini buonissimi qui nell'Alta Tuscia, e questo è uno spettacolo con i caprini. Poi un po' come anche gli altri due bianchi, secondo me con della pasta, della carbonara, di asparagi ci sta benissimo, con un po' di bottarghina sopra ancora meglio. Edoardo, tu che sei romano, con una carbonara non ci starebbe bene. Da Dio. Classico, tradizionale. Sì, sì, no, la carbonara non l'ho citata perché è troppo... Beh, ma ha fatto una carbonara di asparagi, ho parlato. Hai parlato della carbonara di asparagi, vero? Sì, ho fatto un po' più, ci ho messo un tocco di verdura, però carbonara è carbonara. Sì, sì, con la carbonara ci sta...
Ci fanno pure il Carbonara Day, non so se avete, se lo sapete, è stato Abbiamo anche fatta la Carbonara il giorno del Carbonara Day. Perfetto. La siamo fatta a casa un po' più consistente del solito, proprio in onore del Carbonara Day. Tu e la Francesca avete fatto un contesto di Carbonara una volta. Sì. La nostra figlia che vive a Londra adesso sta ingarellata col padre su chi cucina meglio la Carbonara. 20 miglia sono loro. Beh, sarei curioso di assaggiarlo la tua carbonara, Edoardo. Sì, sì, io carbonara quando vuoi, ne facciamo quante ne vuoi, io ne mangio a quintalate. Però lo senti che già comincia a venire fuori un po' l'idrocarburo quando tu lo assaggi? Sì. Senti, io me lo sono versato nel bicchiere, oramai saranno un paio di ore fa, e devo dire che si sente molto l'idrocarburo. Mi piace proprio. È veramente affascinante. Poi cambia, cambia. Io quando l'ho versato nel bicchiere aveva altri profumi rispetto ai profumi che c'ha adesso. Quindi, insomma, un vino che cambia anche nel bicchiere, nel corso della serata, ti cambia, ti cambia le carte in tavola. Vabbè, basta che le cambi meglio, non in peggio. Certo. Dunque, invece, passando al secondo vino, che è il ciliegiolo. Ciliegiolo. Che è il ciliegiolo. Facciamo vedere l'etichetta. Perfetto. Allora, questo ne abbiamo già parlato ampiamente prima del ciliegiolo, però forse non abbiamo detto che è il ciliegiolo, perché si chiama ciliegiolo. È un mistero per me. Perché non lo sa nessuno perché si chiama. Potrebbe essere perché dicono che sta di ciliegia, c'ha un acido bello grosso che posso... Detto questo, non si sa. Per me è per via della forma dell'acino, perché io, almeno nei ciliegioli che vengono qui da noi, la ciliegia non ce la sento, se non quando sono proprio un po' sui secondari, allora comincio a sentire magari le marasche sottospirito, ma in quello giovane... Non la sento io la ciliegia. E noi non la sentiamo, però molti che vengono... Ma per me è il nome che gli è. Dico, la ciliegia, dico, vabbè. Quindi, allora scusate, sfatiamo una volta per tutto il mito. Il ciliegiolo non c'ha niente a che fare con le ciliegie. Né dal punto di vista aromatico. Litigheremo con anche dei nostri colleghi che ci giocano molto su queste cose, quindi lasciamo perdere. Diciamo che è un, secondo noi... Diciamo che è un nome... Vabbè, la vostra opinione, però, si può dire... È più enigmatico, ecco, è più enigmatico. Però io sono d'accordo con Carla, per me non sa per niente di ciliegia, però stava a san dire così, qualcuno appena sente, che bella ciliegia, che devi fare? Uno sente quello che vuole. Anche nel momento in cui si è stabilito il nome, è stato quando è nato il nome ciliegiolo, ci sarà stato un motivo. E il nome, secondo me, come dice Carla, è per la forma dell'acino, più che poi un acino buono da mangiare. Ecco, il bello è un'uva, come si dice a duplice attitudine, è un'uva ottima da tavola, molto bella perché è dolce, ma senza essere stucchevole, è croccante. Vigna, quando è tempo di vendemmia, a volte c'è del sangiovese che può assomigliare un po' al ciliegiolo, però se tu lo assaggi, quello proprio è... risolvi subito la... risolvi il problema, il dubbio. Vai, colore rosso rubino intenso, fantastico direi. Sì, riflessi quasi violaceo. Quasi violaceo. Questo allora, dunque, diciamo che è un'annata 2019 anche lui, come il bianco, un ciliegiolo in purezza. 100%. Ciliegiolo, 100% ciliegiolo. Wow. Anche questo io l'ho aperto un paio di ore fa, devo dire che rispetto a quando l'ho versato è già cambiato anche lui, eh. Infatti io mi ero fatto un'idea mentale di cosa dire, che mi ha sparigliato già tutte le carte, perché ci sto sentendo delle cose diverse da prima. Beh, quello che è più immediato normalmente è il pepe e le spezie. Non suggerire. No, per noi, poi dico.
Quello che è più immediato normalmente sono il pepe e le spezie. Sì. Poi dipende dalle annate. Nelle annate più fredde si sente molto di più, addirittura poi dico si mastica in bocca. Quando l'annata è fredda, uno proprio talmente croccante che uno sente quasi i granelli di pepe nella bocca. Ma quindi secondo voi la frutta viene letteralmente bypassata? Perché io invece ce l'ho sentita un po' di frutta, un po' di prugna, ce l'ho sentita. Sì, no, la frutta c'è, specialmente in quelli giovani, però non è ciliegia, ecco, questo voglio dire, la prugna sicuramente, frutti rossi, puoi anche trovarci... È vero, però la prugna, la ciliegia proprio non... Ciliegia io non la cioè, sai, i nasi sono tutti diversi, per cui... Sì, certo, però insomma il sentore della ciliegia è abbastanza universale, voglio dire, non c'è, però sì, è vero, già i terziari ci sono. Pepe, sicuramente. Pepe bianco. Allora aspetta un attimo, perché tu hai detto terziari, lì posso fare un appunto? Certo. Perché c'è una cosa che... c'è una molecola odorosa che si chiama rotundone, che non è un terziario, cioè è proprio un aroma che sta dentro in alcuni... Soprattutto nel sirap. Sirap, esempio. E il pepe bianco, pepe nero, che secondo me... sta dentro in questo vino e che noi poi abbiamo ritrovato moltissimo in un altro vitigno, di cui se vuoi parleremo un'altra volta, che è il Nocchianello Nero, che è un vino molto tipico di questa zona. E per cui questo pepe non è la speziatura, secondo me, di aromi secondari, ma è proprio un aroma primario dell'uva, del ciliegiolo, secondo me. Perché lo trovi già nei vini giovani, appena... Ah, che quindi non... Credo, è vero. Sì, sì. Grazie. Questo no, perché tra l'altro poi racconto un aneddoto così. Quando noi abbiamo cominciato, ci dicevano che noi facevamo tutto sul San Lorenzo, che noi che imbrogliavamo. Non era ciliegiolo, ma era Syrah. Perché io gli dicevo, ragazzi, ma se era Syrah ce lo scrivevo e ve lo facevo pagare il doppio, il triplo, perché ciliegiolo non lo conosce nessuno, il Syrah. Ma questa storia è andata avanti per 2 o 3 anni con i giornalisti. C'è stato un Master Wine che ha bivaccato per l'Italia per 2 anni, che è venuto, è stato in azienda ospite una settimana, è voluto andare a mangiare, l'ho portato a mangiare da Caino, 2 stelle Michelin, con le bottiglie di Syrah della Côte du Rhône, della Chapelle di Zaboulé, alla cieca, confrontate col San Lorenzo per capire qual è. Cose di questo tipo, tutte derivanti da questa roba qui. Cioè il pepe del ciliegiolo è come il pepe del Syrah. In realtà lo è, ma perché c'è la molecola... C'è quella molecola, il rotundone. Rotundone. Adesso ho chiesto a dei laboratori, alcuni laboratori, di vedere se ci fanno le analisi di comparazione, così lo... E se fosse così faremo qualcosa insieme anche ai Syrah della Cortona per fare una degustazione di rotundone. E poi che facciamo? C'è un profumo a rotundone. No, ma non è proprio che ti dici, ma no, cioè dare il nome a un vino rotundone non è... No, no, il nome no. Una roba da meccanico, forse, rotundone. No? Un pneumatico. Che so. Rotundone. Dunque, in bocca io l'ho sentito caldo. L'ho sentito veramente piacevole, caldo, morbido, sicuramente. Poi tannini. Ci sono anche i tannini che si sentono, ma non sono... Sono belli rotondi, non sono invadenti. Questo è il ciliegio. Questi sono i tannini del ciliegiolo, che poi li ritrovi in tutte le sue declinazioni. Questo è l'essere, come diceva Carlo Macchi, moschettiere del ciliegiolo, che è un po' di tutti i vini vulcanici. Il ciliegiolo c'è in più proprio questo velluto nei tannini, che è importantissimo. Sì, però si sentono questi tannini. Ci sono. Non sono, cioè sono piccoli, ma non sono proprio morbidi, secondo me. Cioè, voglio dire, sono belli presenti. Insomma. Certo. Poi certo. Tieni presente che noi non li ammorbidiamo, ecco, su quelli che sono questi. Quindi vengono... Ecco, questa è l'altra cosa. Noi nelle vinificazioni, ecco, la vinificazione di questo è semplicissima. Questo fa una fermentazione
normale. Ecco, la cosa importante, noi non pigiamo le uve, sono solo di raspate, non pigiate, e fanno una fermentazione di 15-20 giorni, insomma, poi a un certo punto si svina. Normalmente siamo fortunati, la malolattica viene fatta addirittura in coda alla fermentazione alcolica, e poi dopo un paio di giorni per pulirsi delle impurità più grosse, della feccia più grossa, vengono travasati nel sentino, dove stanno a 6 mesi prima di bottigliare. La lavorazione è molto semplice. Non aggiungiamo lieviti, quindi non ammorbidiamo gomme di vario genere, assolutamente no. Quindi questo è il frutto dell'uva, di una coltivazione biologica, di un ambiente sano in cui l'uva si sviluppa. Che buono, sta venendo fuori anche un po' di mentolato, una cosa un po'. E questo qua con l'etichetta rossa, dunque da quale vigna arriva? Da tutte. Da tutte. Nel senso che queste sono le uve di ciliegiore, questa è il base, quindi è blend di tutti i vigneti. C'è dentro un po' di San Lorenzo, un po' della vigna Senzatino, un po' della vigna Regina, viene da tutte le vigne di ciliegiolo. È tutto ciliegiolo nostro comunque, viene tutto come selezione massale dalla vecchia vigna di San Lorenzo. Quindi okay. Sassotondo al quadrato. Sono vigne che vanno dai 60 al 2003, 2004, quindi 18 anni insomma. No, siamo nel 21, madonna mia. 16 anni, che miseria ragazzi, quanto tempo. Vabbè, poi la matematica la discutiamo dopo. No, da 2003 al 2021, quanto fa? Scusami, Vabbè, dopo 18, lo facciamo. 18. 18. Esatto. È maggiorenne. Questo giorno è maggiorenne. 18 anni. Sì, Edoardo, oh, sì. È una roba incredibile. Un po' litighiamo. Aspetta un attimo perché... No, ma mi impressiona 18 anni, fino a un po' di tempo fa, dicevo, ah, queste sono vigne, hanno superato i 10 anni, sono vigne, no, ma manco per il cavolo giovani. Ora ti tocca quasi dire che ne hanno 20. Roba. Ora ne hanno quasi 20. Ora ne hanno quasi 20, adesso aspettiamo. Come tutto relativo, mio caro, quando porto la gente giù, gli faccio assaggiare il San Lorenzo, comincio a dire questo viene dalla vecchia vigna di San Lorenzo, che ha più di 60 anni. Prima di passare al San Lorenzo, cioè anche questo qui è un vino da grande invecchiamento, nonostante... Oh, ecco, abbinamento, così... Abbinamento, diciamo, giusto, abbinamento... Allora, un vino da grande invecchiamento, perché nonostante appunto sia il vino ingresso tra i ciliegioli, noi abbiamo, intanto ci assaggiamo annate 97, 98, 99, che sono strepitose. Quindi, pur essendo un vino, non fa legno, sull'acciaio e tutto quanto, ha una grande possibilità di invecchiamento. Abbinamento. Qui io ti dico subito un piatto classico, perché è un abbinamento della tradizione, il buglione d'agnello. Il buglione d'agnello è... agnello è uno stufato, un agnello sì, un in bianco, un agnello in bianco, no, uno stufato, una un stufato con pomodoro, sì, stufato, sì. Pomodoro, uno sì, più che stufato, bouillon, sì, vabbè, una cosa così, di agnello con un po' di pomodoro, una fetta di pane tostato e un po' di aglio, molto molto buono. E poi se no tutte le l'agnello è la carne ideale per il ciliegiolo, ci sta bene anche la bistecca, quello che vuoi, però l'agnello è proprio la sua. Io che mangio poca carne, detto coso, trovo che sia un vino buonissimo da mangiare con le robe speziate, tipo speziate orientali, tipo col curry e quelle cose. Ti sta da Dio. Riso e curry e ciliegiolo, sì, vabbè, lo so che non è proprio toscano. Certo. No. Siamo... Io ho detto, uno, questo del buglione può essere considerato il classico abbinamento tradizionale, quello suo è un abbinamento internazionale, con le spezie ci sta benissimo. Certo. Una contaminazione enogastronomica. Poi, ecco, l'altra cosa è che è un vino versatile, questo d'estate te lo metti
un po' in frigo, lo tiri fuori a 17-18 gradi, ci fai una bella zuppa di pesce, tipo un caciucco livornese, bello un po' portante, e questo vino ce lo bevi insieme tranquillamente. Posso fare un'altra cosa? Perché quando parli mi fai venire in mente delle cose, non so se la tiriamo troppo lunga, dimmi, casomai poi mi tagli. No, quando hai parlato di contaminazione, mi è venuta in mente una cosa, che effettivamente a Pitigliano anche la cucina tradizionale è una cucina di contaminazione, perché qui c'era una comunità ebraica molto forte. E quindi la contaminazione in cucina qui arriva proprio con le spezie, cioè tu hai cannella dappertutto, i tortelli dolci con la cannella, tutte le carni vengono comunque. E quindi questo il ciliegiano magari, che sai, magari l'hanno portato, no, ma che ne so. Comunque, no, quello che ha detto Carmen è importantissimo. Noi abbiamo fatto anche avevamo fondato un museo lo food, chiamato della cucina dei Goim, ovvero la cucina dei gentili, dei non ebrei, vista dagli ebrei. Perché che cosa succedeva qui? Le famiglie ebree avevano una medio alta borghesia, con le donne pitiglianesi che andavano a servizio, prendevano delle ricette della cucina ebraica e le contaminavano con delle ricette o delle pietanze o dei prodotti locali. Da questo nasceva questa cucina qui, buglione, uno dei piatti della cucina di questo tipo. Perfetto, quindi ora possiamo passare a San Lorenzo. Perfetto. Vai. Allora, io piglio la bottiglia, così faccio vedere l'etichetta. Allora, parlateci del San Lorenzo. San Lorenzo è una vigna, giusto? Quella vigna che ci faceva vedere prima Carla, dove sono stati iniziati i lavori di microzonazione di fronte a Pitigliano. Esatto. E questo è un vino che, raccontatecelo, dal punto di vista della vigna e poi della cantina. Allora, dal punto di vista della vigna, è una vigna vecchia che noi faticosamente cerchiamo di mantenere viva. La parte vecchia si sta pian piano riducendo perché, insomma, come noi anche le piante ogni tanto accusano, poi sai, le vecchie potature con dei tagli grossi lasciano comunque dei segni. E comunque la parte centrale, diciamo, della vigna vecchia, sono viti di più di 60 anni, belle nodose, radici vanno belle fonde, prevalentemente un ciliegiolo spargolo, quindi con dei grappoli non troppo compatti, perché il ciliegiolo tende a fare dei grappoli, se no proprio un po' difficili da gestire anche dal punto di vista fitosanitario. Una zona perfetta climaticamente, un tufo un po' più sabbioso di quello che c'è qua, qui c'è un po' più limone, lì c'è un po' più sabbia, abbastanza in pendenza, e altino, più alto di Pitigliano, penso che siamo un po' sopra i 300. Un 320. Però insomma, sai, a volte pochi metri fanno una bella differenza nel microclima di un vigneto. E quindi le uve sempre perfettamente mature e sane. Per l'esposizione? Senti, qui l'esposizione, dunque, lì è, no, i filari, no, la pendenza, sono altopiani, quindi è un lieve nord sud-ovest. Ok. Lieve, però coi filari che vanno nord-sud. Però ti dico, qua in Maremma, quanto sole prende la vigna, non è poi così rilevante, perché ultimamente tende a prenderne troppo. Chiuso parentesi, capito? Il problema è, forse, cioè, invertire, diciamo, il concetto di esposizione. Okay. Perché ci sono delle stati che ti cuociono l'uva, per capirsi, nei filari. Ma questo, scusate, piccola parentesi, è legata al suo riscaldamento? Beh, sì. Ok. Certo. Più che l'irraggiamento. Sì, ma è una questione di... Allora, sul riscaldamento globale, intendevo, questi cambiamenti climatici degli ultimi anni. Sì, sì, certo. Considera che quando noi siamo arrivati, fare un vino di 13 gradi di alcol era una festa. Ora non ci riesci proprio. Cioè, prendersi 10, dice, cazzo, sono riuscito, che bello, eh. Vuoi far maturare l'uva, minimo, insomma, riesci. Per fortuna, ecco, qui si trova bene il ciliegiolo vulcanico. Sono annate che questi vini fanno anche 15 gradi, però non li senti, cioè li sentirai poi nelle gambe. Sicuramente quando ti alzi la tavola, però il vino resta elegante, non diventa un vino pesante come sono altri vini, un po'
importanti, troppo. Troppo ecco. No, qui, la, qui mantiene sempre questa sua eleganza. Come viene, viene vinificato? La vinificazione. Allora, il San Lorenzo in fermentazione è esattamente come il ciliegiolo base, stesse regole. E poi, in, appena finita la fermentazione, viene mandato in legno dopo un paio di giorni a cui si pulisce, botti da 10 ettolitri di rovere di Slavonia e dopodiché un 18-24 mesi in bottiglia. Non ci sono particolari sistemi di vinificazione. E la, le uve sono selezionate chiaramente, nel San Lorenzo ci finiscono le uve migliori. Ora, da quando abbiamo i poligoni, anche il San Lorenzo è stato un po' spezzettato, per cui una parte di San Lorenzo è il poligono da cui deriva il nostro nuovo cru Monte Calvo. Quindi questo San Lorenzo qui, questo 2015 che hai tu, è l'ultima, una delle ultime, 2015, 2016, 2017 sono le ultime annate in cui c'è solo il San Lorenzo. Poi comincia il Monte Calvo e questo nel nostro gergo interno lo chiamiamo tradizione. Lo chiameremo sempre San Lorenzo. Per noi questa partita si divide dalle altre due, perché abbiamo oltre il Monte Calvo anche un altro poligono che non imbottigliamo, però su cui stiamo lavorando, c'hanno i nomi dei poligoni, uno è il Monte Calvo, uno è quel poligono. Quindi questa è la tradizione, viene fatto con questi metodi. Nel tempo è cambiato, dal 2010 usiamo le botti da 10 ettolitri, prima le botti del barrique, qui poi Carla ti può raccontare, perché la scelta della botte grande è dovuta anche al fatto che con la biodinamica, con una parte diciamo di agricoltura biodinamica che facciamo noi, il ciliegiolo che prima tendeva a chiudersi molto, anche per il cambiamento climatico, ha cominciato ad aprirsi. Quindi prima la barrique serviva anche per dare più ossigenazione. Ci siamo accorti che richiedeva un po' meno ossigenazione, quindi abbiamo usato il contenitore. E poi più grande relativo, sono 10 ettolitri, anche e i contenitori sono funzionali anche alle dimensioni delle vigne e a quanta uva. E alla dimensione della gola. E alla dimensione della cantina. Più grosso di così non ci passa. Non ci passa, o ce le fausturiscono dentro, oppure così è, se no dobbiamo fare un'altra cantina. Però non ci pensiamo lontanamente. Sentite, analizzandolo, beh, io direi un colore abbastanza simile al ciliegiolo base, forse un pelino più intenso, un rubino un po' più intenso rispetto all'altro. Considerando che ha 4 anni di più, Considerando che ha 4 anni di più. Ecco, nell'altro c'era appunto quest'unghia violacea che forse in questo qua io non ce lo vedo tanto. Mi verrebbe quasi da dire anche frutti di bosco. Ribes. Sì, esatto. Però il pepe anche qua, assolutamente. Cioè, il rotondone. Il rotondone va anche grande. Rotonda. Dite, Carla, tu cosa ci senti? No, io ci sento tutte queste cose qui, poi io ci sento sempre un po' di queste cose, forse un pochino più amare, un po' di liquirizia, un po' di mentolato, un po' di cose un po' di cacao, un po' cose più... Qua andiamo proprio già sui terziari classici, canonici, allora. Ma il mentolato è terziario, sai che non me lo intendo? Io penso che ho fatto anche i miei due bravi corsi di sommelier, ma sono... poco disciplinata. È selvaggia. Non gliene frega niente. No. Piccoli frutti si sentono, ma io sento, ti dico, anche un po' di liquirizia, un po' di... In bocca ha un corpo un pochino più muscoloso dell'altro, secondo me, rispetto al precedente. Anche il tannino è un pochino più, tra virgolette, ruvido. È un po' più, si fa sentire di più.
Asciuga bene la bocca. Però io le sento queste... La cioccolata, non so, sento queste cose di... Questa dolcezza amara, non so come spiegartela, che fa parte del... Sì, soprattutto io l'amaro lo sento nel finale, poi dopo che l'ho... che ho deglutito, che... Una dolcezza amara, come appunto il cacao, come si dice, fondente? La cioccolata fondente? Sì. Cioè, sono allora, queste robe allora, se, che ti asciugano anche un po' la se vogliamo andare, parlando del fuori una roba importante, sugli abbinamenti, certo. Partendo proprio dalla fine degli abbinamenti possibili, allora questo è uno dei pochi rossi normali che si abbina bene col cioccolato fondente. Io sono un adoratore di cioccolato fondente, anche il 100%, e questo vino sta bene col cioccolato fondente. Normalmente bisogna andare a parlare di Barolo Chinato, di cose particolari. Questo ci sta da Dio. Come abbinamento estremo, Sì, ma neanche poi più di tanto, perché comunque il cioccolato... trova parecchi estimatori e ci sono parecchi vini che sono questo qua sicuramente ci sta bene col cioccolato. Io non sono un particolare amante del cioccolato, io invece sono un particolare amante del formaggio. Io anche. Per me l'abbinamento tra il vino e il formaggio è il migliore in assoluto, più che con la carne, con e i noi, anche noi siamo formaggiai sicuramente. Quindi, cioè io qua ci vedo e bene. Che formaggio ci metteresti qui? Io ci trovo bene, allora qua. Per restare su un abbinamento, lasciatemi dire, un po' banale, direi un parmigiano reggiano invecchiato anche 36 mesi, 40 ecco, mesi. Ecco, quelli belli invecchiati bene bene. Esattamente. Adesso se no anche dei pecorini di questo tipo qui che stanno bene. Adesso sono dei pecorini che somigliano molto a dei parmigiani un po' più, un po' meno aggressivi, perché pecorino toscano del centro Italia è molto più dolce del parmigiano, parmigiano più salino, però sono dei pecorini strepitosi, invecchiati. L'altri abbinamenti dal cioccolato, andando indietro, allora, stando sempre sul tema cioccolato carne, c'è il cinghiale in dolce forte, che è una ricetta antica dell'Artusi che alcuni ristoratori fanno, che è un cinghiale. Ci volevano i cinghiali della volta, quelli che puzzavano, non quelli di ora, che sono dei maiali, dei bradi, e che venivano frollati, venivano marinati a lungo e poi veniva fatta una salsa in cui c'era dentro anche il cioccolato fondente. E questa è un'altra ricetta sempre di carne, è il peposo. Ecco perché questo è l'altro abbinamento, è con i cibi speziati. Questo regge i cibi speziati. Una volta sono venuti dei clienti di San Giovanni Valdarno, qui dice, questo è l'unico vino che io abbino con stracotto sangiovannese, che è normalmente inabbinabile, perché praticamente è un pezzo di carne e altri 3 kg di spezie. Quindi la proporzione è contraria. E questo ci sta. Ci sta bene. È un altro abbinamento strano che noi abbiamo scoperto per caso quando, più di 10 anni fa, abbiamo fatto... Più di 20 anni fa abbiamo fatto le etichette. C'è il timer poi. Nel 97, 98, quando abbiamo... Nel 90, quando abbiamo fatto l'etichetta, la prima volta l'etichetta di questo vino, siamo andati dai grafici a Roma, c'era una pastiera napoletana pomeriggio. Questo abbiamo provato in San Lorenzo con la pastiera napoletana, ci sta divinamente. Poi abbiamo studiato un po' con dei sommelier, in effetti è un abbinamento ottimo per il San Lorenzo. Perfetto. Quindi abbiamo capito che il ciliegiolo va bene con le spezie. Sicuramente. Curry, citato prima da Carla, e quello che dicevi, anzi, Edoardo, sta bene con le spezie. Sì, sì. Secondo me sì. Da vendere il nuovo vino italiano da vendere in India. È vero. Va bene, Carla e Edoardo, io col San Lorenzo direi che abbiamo concluso la nostra degustazione. Vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità, siete stati davvero molto, molto cari. Va bene, grazie mille. Grazie. Ciao Carla, ciao Edoardo. Ciao.